Ciao e ben ritornato sul mio canale. Oggi continuiamo con i batteristi, i miei batteristi preferiti, e citiamo il grandissimo Mike Bordin, batterista dei Fenmore per una vita, poi con Ozzy, ma ne parleremo. Mike Bordin è nato il 27 novembre del 1962. Come vi dicevo, è stato per lunghissimo tempo ed è ancora il batterista dei Fenmore. Per un periodo ha suonato con Ozzy Osbourne. Ozzy l'ha voluto a tutti i costi, nella sua band. E ha suonato insieme a Robert Trujillo, ora nei Metallica, e Zakk Wylde. Secondo me erano una base ritmica, perché anche Zakk Wylde, essendo l'unico chitarrista di Ozzy, faceva le ritmiche, ritmica pazzesca, veramente mostruoso. Allora, quali sono le caratteristiche di Mike Bordin? Mike Bordin usa spesso accompagnare con i Tom, fa dei groove molto interessanti con i Tom, suona open-handed, uguale a me, nello stesso modo in cui suono io, cioè inizio i fill con la mano sinistra. E una tecnica che lui usa spessissimo, ma nell'eccezione più rock totale, è il flam. Usa tantissimo il flam, due colpi di flam, tre colpi di flam uno dietro l'altro per accentuare un break di un pezzo, per rilanciarlo. Utilizza il rullo a 4, tre colpi di rullante tom e timpano con la cassa. E poi ha un groove veramente solido. Io vi consiglio, sicuramente con tutta la di ascoltarvi lui in tutta la discografia dei Fenmore, che è un batterista molto vario, ma lo senti, ha una mazzata rock incredibile, rock metal. Cioè, mi ricordo che De Lombardo lo andava a vedere nei concerti dei Fenmore perché gli piaceva moltissimo. E a me piace tantissimo il suo groove, è veramente solido. Guarda, io il periodo che ho adorato di più di Mike Bordin è il periodo con Ozzy Osbourne. Vabbè, essendo un fan di Ozzy, ma non è per questo, è perché lì suonava, ve lo consiglio di ascoltarlo in live at Budokan, suonava con l'anima, con la rabbia, cioè non l'avevo mai visto così. Lui suonava. Nei Fenmore suonano sempre benissimo e sempre con questo trasporto incredibile sulla batteria. Ma con Ozzy veramente quel live si è superato. Cioè, fa anche degli errori perché suona veramente potente, ma è bello, è tutto bello musicale. I pezzi di Ozzy acquistano una potenza impressionante, veramente devastante Mike Bordin. A me piace tantissimo. Molti logicamente l'adorano per il periodo dei Fenmore, posso capirlo, ma io sono più dal versante metal, mi piace molto con Ozzy Osbourne. Lì ha cominciato a usare poi il doppio pedale, cose semplici, finali o qualche passaggio, qualche quartz mi pare di aver sentito. E niente, un grande batterista, grande, grande. Quando hai un batterista solido così, dietro di te non devi temere niente, cioè il tuo pezzo, il tuo groove fila dritto. Ci credo che Ozzy l'ha voluto a tutti i costi nella band. Lo sentì, se non mi sbaglio, suonare War Pigs, ed loro fecero i Fenmore fecero la cover, tra l'altro, e si innamorò di Mike Bordin e lo volle nella sua band. Per quanto riguarda la strumentazione, Mike Bordin usa batterie da Yamaha da tempo immemore. A lui piace molto la Betulla e usa delle misure gigantesche, enormi.
ha due dom davanti, 14x14, 15x15 e 18x16. Cassa 24x16, se non mi sbaglio, non la usa corta, 24x16 o 24x18. Piatti sono Zildjian da una vita, usa diversi tipi di Zildjian K, usa un Ride Z, Levi Bell o il power della Z, il Power Ride della Z. Usa dei piatti molto, soprattutto nell'accompagnamento, usa dei piatti molto spessi. Per quanto riguarda i crash, usa dei K, quindi un pochino più delicati, con sonorità un pochino più calde, meno spigolose, meno taglienti. Ha suonato anche con i Korn, mo dimenticavo, scusatemi, ha suonato anche con i Korn, dal vivo. È un altro batterista che adoro, vi ripeto, cioè, a me quando un batterista ha un groove solido, feel potenti, musicali, ed è un batterista intenso che non perde mai quell'intensità, dà corpo a tutto, ti accende il ritornello. Questa è una cosa che vi dirò sempre, è un leitmotiv dei miei video, ma è la cosa che adoro di più dei batteristi. Logicamente l'intensità per me è fondamentale, cioè mi devi far sentire che il pezzo lo vivi, che sei un carro armato dietro la batteria. Questa è la batteria metal, ragazzi, rock metal, cioè non ci sta niente da fare. È questo. E niente, abbiamo parlato anche di Mike Bordin, grande batterista. Vi raccomando, ascoltatelo, ascoltatelo. Vi consiglio su tutto Live at Budokan con Ozzy. Per quanto riguarda Faith No More, The Real Thing, che è il mio disco preferito di Faith No More, bellissimo. Varietà di stili, eccetera, tutto quello che volete, però fatto benissimo, con classe. C'è il groove di Epic portato con i tom all'unisono, è una mazzata in testa. Io non parlo più di tecnica in questo senso, cioè fa quello, fa quell'altro, vi posso dire qualcosa, ma la bellezza che hanno questi batteristi, la solidità dei groove, l'intensità del groove, dei feel, il tiro, cioè sono queste le cose che a me affascinano. Ok, anche per questa volta abbiamo finito. Vi ringrazio di aver visto il video e vi rimando al prossimo. Ciao.